Ciao amici, come sono andate le vacanze di Natale? Avete dovuto fare lo slalom tra i piatti? Personalmente sono diventata un'esperta in questa disciplina. Portare le idee della buona nutrizione durante le feste è difficile, ma non è impossibile. Oggi parliamo di come liberarsi dei chili di troppo dopo le feste. Ecco le 7 semplici regole per rimettersi in pista senza troppi rimorsi dopo le feste. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Non digiunare. Non fatevi prendere dal panico. Digiunare così, senza un sistema, è inutile e nocivo. In più, il nostro metabolismo non può sostenere il digiuno per più di un paio di giorni. Non siamo degli asceti, come sta fingendo ora Squaletto. Meglio seguire una dieta ipocalorica per circa 10-15 giorni. 2. Fare il pieno di frutta e verdura. La frutta e la verdura, oltre a fare bene, aiutano a saziare più velocemente con le fibre. La frutta, che è più zuccherina, va bene mangiata da sola o come spuntino. La verdura, invece, va benissimo sia a pranzo che a cena. 3. No a cibi fritti e dolci. Nelle feste, di norma, si mangiano molti dolci, tra cui pandoro e panettone. Io pandoro tutta la vita! Io amo il panettone, ma sono gusti, ma credo di averne mangiato abbastanza. Dopo questo periodo, meglio non mangiare dolci del tutto o mangiarne il meno possibile. Meglio pesce e carne bianca cucinati in modo semplice, da evitare anche i cibi fritti. 4. Bere tanta acqua. È buona norma bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno ed evitare le bevande zuccherate. Dopo tutti i brindisi di Natale e Capodanno, meglio fare a meno anche dell'alcol. 5. Limitarsi nei condimenti. Spesso e volentieri assumiamo calorie e grassi attraverso condimenti sbagliati. Quindi sì a olio extravergine di oliva, al massimo 2 cucchiai, e no al burro. 6. Calibrare pasta e pane. Siate moderati con pasta e pane. Meglio non mangiare entrambi nello stesso pasto. 7. Recuperare con l'attività fisica. Come in ogni buona alimentazione che si rispetti, lo stile di vita è fondamentale. Fate tanta attività fisica. In descrizione trovate la playlist con gli esercizi di Serena. Avete visto, amici, com'è semplice recuperare forma fisica e salute dopo Natale? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica, è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.